ragazzi, sono Merlock e oggi siamo qui in un nuovo episodio del mio Let's Play moddato. Fucchea. Dall'ultimo episodio ho creato questa nuova stanzetta qui, dove ci sono tutti i nostri barili. Al piano di sopra, come potete vedere, è sparito tutto quanto, tranne queste cose qua che devo ancora togliere perché non ho voglia. E poi qui ho creato questa garage door che puff. E qui dietro è la nostra cosa di manutenzione. Insomma, possiamo andare qua, poi qua possiamo andare dietro i barili. È un po' il nostro casino dei cavi. Posso andare anche qui. E riusciamo ad andare anche dietro agli inscribers. Insomma, è un po' tutto il nostro behind the scenes, bitch motherfucker. E mi piace. Allora, cosa faremo in questo episodio? Intanto ho spostato tutte le nostre cose, appunto, come avete intuito qui. E mi sono craftato un diamond chisel perché fa figo. E poi, quello che andremo a fare today sarà un po' prenderci cura del nostro system. Intanto voglio craftare, come prima cosa, un network tool, che ci manca solo la quartz wrench, quindi spam network tool. E con questo possiamo vedere quanto il nostro sistema sta usando. Allora, vedete che ci sono abbiamo dei diversi sistemi. Allora, ad esempio questo, e questo è un nostro, è un network, una mini network separata da tutto il resto, che sta usando 0 RF perché è spento ovviamente, ma possiamo vedere che quando accendiamo, ho soltanto la leva qui, tra il resto, quando lo accendiamo usa ben 80 tanti redstone per tick, tantissimi, quasi 90 redstone flux per tick, quindi sempre meglio tenerlo. Mentre questo è un altro network a parte che usa 33, 31, 29, 28, intorno ai 25 comunque RF per tick, e non ha più o meno nulla. E questo è un altro sistema separato che non usa quasi niente, solo, insomma, gli inscriber non usano corrente se non sono in uso. E teoricamente dovrei aver fatto del silicone qui sopra, però no. Allora, possiamo prenderci questo possiamo metterlo qui dentro. Insomma, è una buona cosa vedere quanto il nostro sistema sta usando. Vi faccio magari vedere velocemente come ho fatto. Ho creato dei red alloy wire, queste cose qua, che sono la redstone che può andare anche sui muri, praticamente sono facilissimi da craftare. E la nostra leva è lì, vedete che vanno da qua fino a qua dove c'era la leva un tempo, quindi è un po' più ordinato. Bene, questo episodio ci focusseremo sull'ampliare il nostro army system, e se riesco a fare tutto quello che voglio, entro la fine dell'episodio avremo tutti questi barili. Insomma, il nostro army system potrà leggere tutti quanti i barili e vedere cosa c'è al loro interno e averli disponibili direttamente da qua. Quindi noi possiamo trovare la nostra cobblestone, che al momento non c'è qui dentro, è nei barili, direttamente da qua, e così con tutti gli altri blocchi. E due, creare in questa parte della stanza, adesso devo ancora fare il soffitto però, non lo sa nessuno, creare in questa parte della stanza un sistema che automaticamente processerà qualsiasi ore entrerà nel sistema in lingotti, quindi li raddoppierà e poi li cuocerà, farà le polvere e poi li cuocerà, per arrivare alla fine episodio pronti per costruire nel prossimo episodio un quarry. Ragazzi, è proprio così, costruiremo un quarry per farci scavare i materiali da soli. Insomma, i nostri materiali si scaveranno da soli, non dovremo più andare in miniera, perché sto diventando un po' stanco di andare in miniera, e quindi perché no? Ho detto perché no, anzi ci serve di sicuro un quarry. E voglio creare un ender quarry, vediamo se abbiamo, sì, abbiamo 22 ender, perché ne abbiamo più che abbastanza. E ad ogni modo questa sarà cosa che faremo nel prossimo episodio. In questo episodio prima di tutto creeremo un Emi controller e impareremo i channel, che è una cosa a base della Blade Logistics. Quindi creiamo così, ci serviranno degli skystone blocks, quindi ci serviranno della skystone small brick, quindi skystone brick, quindi... Come cane si creano? Ah, dobbiamo smeltare la sky. Potevi dirlo prima. E quindi prendiamo uno stack di skystone, andiamo a smeltarla. E creiamo i nostri skystone blocks. Guardate che resto che belli che sono gli skystone blocks. A me piacciono veramente tantissimo come tipo di blocco. Sono durissimi da rompere, però sono bellissimi. Mi piacciono veramente moltissimo, soprattutto i blocchi così proprio smooth. Ok, ne abbiamo 4, possiamo andare a craftare il nostro controller, che è diverso dal controller che, se avete giocato alla Plague Logistics 1, vi ricordate. È molto diverso. Cos'è sta cosa? Demonic Contract. Ok, interessante. Allora, controller, dove sei? Qui.
PAM, Emmy Controller. Non ci ha dato un achievement, volevo un achievement, non è giusto. Sei stronzo però, sei stronzo. E dov'è? Eccolo qua, non c'è l'achievement Craft a Emmy Controller, motherfucker. Sì, è qui. Prima lui ci diceva di... Boh, ma perché noi abbiamo fatto le cose in disordine, quindi... Sì. Ah, craftare, yes. Ok, ad ogni modo, impariamo cosa sono i channel. Allora, nella Applied Energy Sticks 2, ogni oggetto che immagazzina dei dati, quindi sì, l'ho detto giusto, vabbè. Quindi, per esempio, questo Emmy Drive, il controller che abbiamo qui sopra, questo controller qui, quindi questo anche immagazzina dei dati, oppure gli Inscriber anche, credo. Per esempio invece i Crystal Growth non credo che contino come un channel e nemmeno questo. Forse questi sì, ma questo no di sicuro. Ecco, usano un channel, un canale. I cavi normali come questo sono capaci di immagazzinare soltanto 8 channel per volta. Quindi non possiamo usare più di 8 channel per una linea di cavi. E quindi se adesso andiamo per esempio a creare uno Smart Cable, che è un cavo speciale, che ci serviamo un covered cable. Abbiamo della lana? Non abbiamo della lana? Non abbiamo della lana. Pecore. Ok, voglio craftarmi delle forbici. Vedo che ne abbiamo tipo 85 tipi diversi. Quindi bronze shears. Proprio a cazzo. Ok, allora andiamo dalle nostre pecorelle e sciviamole tutte come delle cagne. Un giorno creerò una sheep farm, ve lo giuro, perché è molto utile avere una sheep farm. Ma per intanto andremo soltanto in giro. Oh, lag. Andremo soltanto in giro per il nostro mondo a prenderle così. E vedo anche del quarzo, che è sempre accettato, soprattutto quando abbiamo Fortune Tree. Ce ne dà tipo 40 pezzi per cosa. Ad ogni modo abbiamo 5 pezzi di lana. Ne prenderei un po' di più se si potesse. Del resto queste cose devono sempre andare sugli alberi. Perché? Oh, shit. Ok ragazzi, ora possiamo craftare dei covered cable. Ne craftiamo tutti quelli che possiamo, 12, perfetto. E poi creeremo degli smart cable, 12, 13 smart cable, non si sa perché 13 e non 12, però vabbè. E allora andiamo qui sotto e vediamo, installiamo uno smart cable qui, per esempio. E possiamo vedere che due di queste righe sono accese, quindi questa linea di cosi, di cavi, quindi quella che partirà poi arriva qua, sta usando due channels, due canali sul nostro network. Per esempio, se noi ne mettiamo uno qui, puff, uno solo, grazie, uno solo, ho detto, ok, possiamo vedere che questo sta usando 0 channel. Se noi ora proviamo ad accendere il nostro growth accelerator, vediamo se ora con le cose accesi usa dei channel. Sì, vedete che ne sta usando 2, o 2, uno probabilmente è questo. E un altro è il charger che abbiamo qui. Quindi probabilmente è quella la cosa. E se noi mettiamo uno smart cable qui dietro, quindi sì, andiamo a fare il giro, potremmo vedere che anche gli inscriber teoricamente usano un canale, credo. Vediamo, allora il nostro energy acceptor è qui. Quindi se noi facciamo così, ups, ho tolto la façade. Ad ogni modo, siamo così, no, vedete, questi qua non usano canali, perfetto, quindi potremmo metterli nel nostro sistema normale e non userebbero canali. Ad ogni modo, buono da sapere. Mettiamo la facade, ok, perfetto. Allora, cosa andiamo a fare ora? Siccome vogliamo assolutamente più di 8 canali su un solo network, come possiamo fare per usare più di 8 canali per ogni rob per il nostro network? Mettiamo un Emmy controller qui. Done. Ragazzi, guardate, intanto è bellissimo. Intanto ne userò uno solo. Poi questa è una struttura multiblocco, quindi potrete quando volete metterne tipo uno qua vicino, uno qua vicino, e creare una struttura sempre più grande. L'Emmy controller è capace di dare 32 canali per faccia. Qui ci sono 32 canali, qui 32, qui 32, qui 32, eccetera eccetera. Però con i nostri cavi da 8 non possiamo utilizzarli. Se noi su questa linea vorremmo usare 32 canali, cosa che al momento non ci serve, dovremmo creare un dense cable, o comunque più di un dense cable, che sono praticamente dei cavi normali. Vedete, 4 covered cable con della redstone e della glowstone. E questi
sono capaci di portare 32 canali sulla stessa linea, ma ora noi non ci servono, quindi non andremo a vederli particolarmente. Intanto vediamo qui, dovrei aver fatto 8 barili, no, ne ho fatti 10. Prendendo gli ultimi due per adesso non verranno integrati nel nostro sistema, perché ovviamente ne possiamo portare da una faccia del nostro controller fino a 8 canali fin lì. E quindi per adesso fluids, come cane si chiamano? Cable, glass cable. Ecco, per intanto noi creeremo soltanto i primi tre. Avete capito, insomma? Spero di essermi spiegato bene. Oh, abbiamo creato 48 cavi. Non avrei voluto crearne così tanti, però ci serviranno sicuramente. Allora, prendiamo questa faccia qui del nostro controller e portiamo i nostri cavi fino a qua. Adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi questi barili verranno integrati nel sistema. E non li metteremo ancora i cavi perché prima dobbiamo creare delle altre cose. Adesso vi faccio vedere come, perché di per sé i cavi non leggono i barili. Dobbiamo creare un'altra cosa per fare in modo che questi cavi abbiano di per sé una funzione. Dobbiamo creare degli storage bus. Quindi storage bus. Emi storage bus. Eccola qui. È semplicemente una interface. Quindi boom. Ce ne servirà più di una, però ci servirà più vetro. Quindi ci servirà più sabbia. Quindi ad ogni modo io li crafterò off camera, perché mi sa che ci volerà Italian bitch, please. Ci vorrà un po' e vuol dire pepe, sabbia, sabbia. Ok, dovremmo poter craftare i nostri 8 storage bus, limitless potential. Ok, allora andiamo a installare questi storage bus sui nostri barili, quindi così, 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 così. Ora, se noi li colleghiamo, boom, 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 vedete che ora si accenderanno tutti quanti. Spam, network apprentice, vedete che abbiamo utilizzato 8 canali su uno stesso network. Quindi, ops, ho tolto anche il controller. A questo punto proviamo a raccoglierlo, che magari mi dà l'achievement. No. Allora, rimettiamo il controller, rimettiamo uno smart cable e vediamo che tutti gli 8 canali sono utilizzati perché abbiamo 8 storage bus. Ora, però, per merito di questi storage bus, noi possiamo vedere tutte le nostre cose da qui dentro. Vedete 4400 e mala madonna cobblestone. Abbiamo tutte le nostre cose in quei barili qui dentro. Nice! Un'altra cosa che voglio fare velocemente, a parte upgradare il barile del legno, quindi creiamo insieme degli upgrade. Allora vediamo. Jobba. Ci servirà questo. Ci serviranno più fence. Quindi vedete comunque quanto è facile craftare con la Applied Energistics. Ci servirà questo. E dopodiché ci serviranno un po' più di pistoni. Creiamone un bel po' che poi servono sempre. E sbam. Ci serviranno dei barili. Quindi sbam. 1, 2, 3. Sbam, sbam, 3. Sbam, bam. Ok, perfetto. Adesso questo barile, non appena installeremo tutte queste cose, potrà tenere tipo 190, 256 stack di legno. E poi prenderemo un transfer node. Quindi transfer node, pipe, pipe node. Ad ogni modo faremo in modo che il nostro legno che abbiamo sopra la tree farm scenda automaticamente qui. Quindi sarà non molto facile, ma ce la farò. Allora andiamo in bat e cominciamo a scavare. Ok ragazzi, ci ho un po' pensato, ad ogni modo è un wiring molto difficile, cioè non difficile, ma comunque non è necessario, ecco insomma, quindi non ci spenderò troppo tempo, li sposterò semplicemente a mano quello che mi serve, quindi creiamo un po' così, giusto per liberare un po' di spazio alla tree farm che continua ad andare, perché ho notato che ultimamente continua a fermarsi perché i barili sono pieni e il nostro sistema non sa più dove mettere le cose. Vi ho creato un barile aggiuntivo per gli overflow, adesso sembra che il nostro problema sia il rubber wood, quindi faremo un barile anche per quello. Ok ragazzi, un altro problema che ho visto: se noi non specifichiamo che cosa servono questi barili, almeno questo perché è un barile che è collegato al sistema, vedete, se noi inseriamo degli oggetti come per esempio questo transfer node,
Il transfer node verrà messo qui dentro perché è il primo spazio che trova disponibile, perché questi storage bus hanno la priorità sulle nostre cose qui, quindi e dobbiamo decidere cosa ci va in quell'ultimo slot, ecco, insomma. E penso che ci metterò la marble, perché quando si querra, si querra, l'ho detto sul serio, quando si scava la marble è una delle cose che si trova più spesso, quindi cerchiamo la marble, la marble normale, credo di non averne, ne ho uno di marble normale, uno, GG, il resto è tutta cisellata, quindi lo mettiamo qui e adesso dovremmo essere a posto. Il mio piccone dov'è? Qui, per qualche motivo strano. Ok, quindi, back to work on what we were doing. Mettiamo tutte queste cose a posto perché non ci servono, le mele sì però. Ok, così la nostra cosa va qui. E ci serve uno stack di cobblestone. È verso simple. Perfetto, allora la prossima cosa che vogliamo fare è la nostra auto processing. Quindi ci serviranno dei macchinari, quindi dei pulverizer. A questo punto io crafterei quasi una versione un po' più ampliata. Ok ragazzi, ho deciso di craftare 4 pulverizer e 4 fornaci per intanto. Quindi siamo senza vetro, ovviamente. E glass. Ne abbiamo poco però, credo, per fare tutti e 8. Se vogliamo riuscire a farne 6, forse. Glass. Esattamente, 6. Con quello che abbiamo dentro, 7. Quindi ce ne manca uno, ci mancano 4 pezzi di sabbia che dovremmo avere qui dentro. 1, 2, 3, 4. Badum, è un po' rompiscatole, continuerò a salire. Probabilmente installerò un terminal anche qui. Ad ogni modo, non che ci serva, però qui nei prossimi giorni mi viene in mente di cominciare un'altra mod. Un'altra mod magica, perché stiamo facendo un sacco di tecnica ultimamente. E potete immaginare qual è, però non ve lo dirò. Allora, ci serve il nostro vetro. Per adesso è una mod che non ho mai provato a fare proprio in single player, così, giocando. L'ho sempre usata, so come funziona, l'ho vista tante volte, però non l'ho mai giocata io in prima persona, quindi GG. Abbiamo dei machine frame. Adesso, un trucchetto: quando avete dei machine frame si possono upgradare al prossimo livello. Se noi premiamo U, vedete che oltre a fare le facade possiamo upgradarle al hardened level. Quindi serve dell'electrum gear, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E poi ci serve l'inver che abbiamo, quindi 8 hardened. E credo di non poter salire al prossimo livello perché ci serve il signalum che non abbiamo, che potremmo creare, però è una cosa un po' rompiscatole da creare, anzi direi molto rompiscatole da creare, perché e ci serve la blend, quindi ci serve il copper, ci serve il silver, ci serve la red. Sì, non lo andremo a fare oggi assolutamente. Quindi abbiamo i nostri machine frame e poi possiamo craftare il pulverizer. Mancano dei copper gear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ci mancano dei reception coil, che anche ne crafteremo 8, perché ci serviranno anche per le fornaci. 8. E facciamo il nostro 4 pulverizer. Perfetto. E poi redstone furnace. Dopo vi farò vedere comunque a cosa serve fare la versione upgradata. Ci servono degli altri copper gear, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Stiamo finendo il nostro copper, ho in mente, credo che stiamo finendolo. E clay, dimmi di sì. Sì, che ne abbiamo. E però ad ogni modo è ok, perché dal prossimo episodio setteremo un quarry e quindi potremmo fare potremmo prendere copper. Ad ogni modo, quello che stavo dicendo, ce la possiamo fare. Vedete che qui ci sono degli augmentation, che possiamo mettere degli upgrade ai nostri pulverizer. E più il sistema è alto, più il machine frame è potente, insomma, più upgrade ci possono stare. Quindi al momento con questi credo che ce ne possano stare 4. Quindi probabilmente off camera o comunque tra episodi o così crafterò gli upgrade per i nostri cuosi. Allora, vediamo se serve della clay. Beh, intanto io aspetterò che si cuocia e poi vedrete, insomma. Ok, dovremmo riuscire a farle tutte 8 e 4, sì, non è 8. Vediamo quanto copper abbiamo, per curiosità. 92. Oh, lo stiamo praticamente per finire. Allora, andiamo a settare i nostri macchinari. Allora, vediamo come metterli.
E potremmo fare una cosa del genere. Fatemi un po' pensare a come crearlo, perché è un po' complicata la storia. Ok, ragazzi, lo avrei voluto simmetrico, però fa lo stesso. In ogni modo noi setteremo tutti questi pulverizer per importare sopra, quindi importare sopra ed esportare sotto, quindi importare sopra ed esportare sotto, importare sopra ed esportare sotto, e le fornaci il contrario, quindi no, di importare sopra e esportare sotto anche loro, quindi buff. Ok. Ora, qui sopra ci servirà usare una cosa stramba. Ad ogni modo, vediamo come gestircela. Potremmo utilizzare gli import bus oppure, ma ho la pala qui. Potremmo utilizzare. Allora, il piano è. Ce la posso fare a spiegarvi questa cosa, ragazzi? Ce la posso fare, lo giuro. Fatemi fare un attimo mente locale mentre scavo questo tunnel perché. Credetemi cosa ho rotto. Un po' di torce alla cazzo. Credetemi che parlare e intanto fare cose non è sempre così facile. Dove siamo? Qui ci sono le scale, vero? Yes. Ok, perfetto. Allora, il piano è importare dal nostro sistema, dal nostro AMI system, o comunque da una chest di importazione. Importare le cose che ci sono, insomma, nei pulverizer e estrarle col nostro AMI system da qui sotto e importarle nel sistema. Allora, io credo che questo sia il nostro sistema. Giusto? Prendiamo il nostro network tool. Se lo trovo, network tool, eccoti qua. Prendiamo il nostro network tool. Sì, questo è il nostro sistema principale. E questi, oddio, sono accesi. Wait, 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 wait. Problem, problem. Spegniti. Thank you. Per il resto potete vedere comunque che ho aggiunto un terzo generatore, non so se ve l'avevo fatto vedere. Allora, vediamo se quello è il nostro sistema base. Possiamo mettere uno smart cable qui per vedere quanti cavi usiamo su questa. Vedete che adesso sono zero perché non abbiamo nulla collegato da questa linea di cavi. Anche se molto presto lo avremo. Però questa non è la. Io non voglio entrare nella nostra cosa base. Io voglio entrare in una nuova linea. Perché voglio avere 8 canali di esposizione. Perché li useremo tutti ed 8. Quindi. Tutti ed 8? Tutti e 8? Tutti ed 8? Non lo so. Allora, andiamo in Batmond e fatemi scavare questa cosa e collegare i cavi. E we'll be right back. Ok, ragazzi, ho i cavi pronti. Ho deciso come vogliamo fare questa cosa. Intanto andiamo a vedere quali sono i tipi principali di ore che vogliamo processare. Allora, sicuramente copper, quindi un copper prendiamo, poi tin, iron e gold, quindi iron, gold, e poi cosa c'è? C'è il lead. C'è il ferrous, lead, c'è il ferrous, lead ferrous, e fatemi pensare, yellowium però non lo processiamo ancora direi, silver assolutamente, ma non è più facile scrivere ore, lo shiny. Vedete, cobalt silver, lead, dark iron, iron uranium, tin, copper. Sembra che sia più o meno tutto. Ma magari fatemi fare un velocissimo giro in una caverna a caso per vedere se vedo qualcos'altro. Ok, non mi sembra che ci sia veramente nulla d'altro. Allora, creiamo. Siete pronti? 4 import bus, che è uno annihilation, quindi 1, 2. E gli sticky piston, quindi. Dobbiamo poterli creare anche con la resina che abbiamo di sopra. Che adesso credo di essere in peaceful, me ne sono accorto adesso. Da un mondo di prova. Però, sinceramente, al momento non ho voglia di cambiarlo e quindi.
finiamo l'episodio in pistol, poi nel prossimo episodio torneremo alla vita normale. Ah, ci sono più pistoni. Più pistoni. Mission complete. No, non lo voglio fare con le slime, lo voglio fare con la resina. 4, perfetto. E poi 4, quindi 4 import bus, sì, prima di tutto. Import bus. 4 e 4 export bus. Export bus. Quindi ci servono semplicemente dei formation core. 2, 2. Ok, perfetto. E qui abbiamo i nostri 8 canali che useremo su quel network. Entriamo qui dentro e intanto mettiamoci in bat mode, così sarà più facile per noi. Prendiamo degli export bus e vi spiegherò cosa servono in un momento. Dove cane l'ho piazzato qui? Non lo volevo qui, me l'hai ridato? Sì. Mettiamo 4 export bus qui. Ok. E 4 import bus qui. E colleghiamoli tutti quanti. Quindi, boom. Boom, 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 boom. Boom, boom, boom. Boom! Perfetto. Allora, che cosa servono questi? Gli export bus, come dice il nome, esportano dal sistema dei specificati blocchi o oggetti che gli diciamo noi. Quindi noi sapremo quali oggetti esportare. Quindi in questo caso i nostri ores. Vediamo vedete che possiamo specificarne soltanto uno. E anche se questo andrà via questo perché metteremo degli upgrade che ce ne faranno specificare di più. Quindi non è quello il gran problema. E la stessa cosa funziona per gli import bus, solo che questi importano dalla fornace nel sistema. Quindi intanto creiamo delle capacity card, me ne serviranno 4. Capacity card. Capacity card, quelle qui che mi serviranno 4 e 1, 2, 3, 4. Perfetto, questi sono gli upgrade che ci faranno, cioè ci faranno in modo di poter, non so parlare oggi, non so parlare. Faranno in modo che noi possiamo specificare più tipi di oggetti alla volta qui dentro. E potremmo doverlo fare anche lì sotto, però non è veramente necessario. E poi mettiamo per esempio qui il copper e la tin. Qui l'iron. E lo shiny qui, il silver e il lead, e qui l'iron che l'abbiamo già messo, quindi da qui lo toglieremo e metteremo il ferrous. Perfetto, e adesso vediamo che questi polarizer stanno già funzionando se avessero la corrente. Giustamente hanno bisogno anche di corrente funzionale, quindi ci serviranno degli hardened Flux Duct. Ne abbiamo 49, non so da dove, ma ne abbiamo 49. Ah, da quando ho rimpiattato, perché ho rimpiattato tutti i nostri cavi con le versioni Resonant, quindi adesso abbiamo tutti questi hardened da utilizzare. E quindi collegheremo tutti i nostri cosi con la corrente e poi credo che chiuderemo l'episodio qui. Dov'è che abbiamo corrente più vicino? Ok, ragazzi, onward in. E ora shit, 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 shit. Sì, smettiamo di buggarci nei blocchi. Sentite? Stiamo già sentendo i macchinari funzionare. Olè! Sono lentissimi, ma lentissimi, e quindi metteremo degli augmentation. Credo che questo non ci serva, e questo lo lasciamo per sicurezza. Questo non ci serve, questo non ci serve, questo non ci serve. E stessa cosa per sotto. Questo non ci serve, questo non ci serve, questo non ci serve, questo non ci serve. E tra episodio costruirò degli upgrade e ve li farò vedere nel prossimo episodio. L'ultimissima cosa che voglio craftare è un sound muffler. Quindi ci servirà un note block e la lana, che non abbiamo. Quindi andrò a prendere più lana. Ok, sound muffler craftato. Adesso possiamo vedere che se noi mettiamo tutti questi ores che cominceranno a farsi processare, sentiamo tutto questo casino. E c'è ancora. Probabilmente il sound muffler non funziona con queste cose. Oh no no, sentite, funziona. È semplicemente che il rumore è tanto e quindi ci metto un po' a partire.
Ad ogni modo, per questo episodio è tutto. Nel prossimo episodio, come già detto, setteremo un query un po' particolare, perché useremo un under query e per craftarlo, non per craftarlo, ma per settarlo, useremo la miscraft. Quindi, per questo episodio è tutto. Io vi ringrazio per la visione, vi rimane il prossimo video che caricherò e ciao ragazzi! Se il resto devo... piccola cosetta, ho rotto per sbaglio il mio coso, che quindi ho dovuto ripiantarlo, rifarlo, spero che sia giusto. Fatemi vedere, c'è il blu. No, è tutto scalato, vabbè.